Condanna del G20 alla guerra in Ucraina, Kiev presenta 10 proposte di pace, la Russia rifiuta, irrealistiche, faccia a faccia di un'ora tra Meloni e Biden, Macron e Xi, urge de-escalation. Necessità di transizione ambientale ma anche economica e costi aggiuntivi per le aziende europee per una carbon tax sui trasporti marittimi, secondo Drewry potrebbero superare anche i 14 miliardi di dollari, incrementi da 69 a 208 euro per i container tra Estremo Oriente e Mediterraneo a causa degli ETS. Riesplode in Europa il problema della carenza di autisti, allarme dell'IRU, senza interventi incisivi nel 2026 ne mancheranno 2 milioni, nei primi 9 mesi dell'anno domanda aumentata del 40%. Risale il prezzo del gas oltre i 125 euro, Standard & Poor's ottimista, con il caro energia competitività a rischio, ma le imprese italiane resisteranno alla recessione. Covid, governo al lavoro sui nuovi protocolli, ipotesi quarantena più breve, stop al tampone finale. Logistica verde, lo sviluppo sostenibile del settore in Alice Channel Talk, ospiti di stasera i rappresentanti del gruppo Grimaldi, DN Logistica, Carbon Sync e Uliveto e Rocchetta. Siamo più di 8 miliardi di persone, una soglia superata proprio nella giornata di oggi. Secondo i dati dell'ONU siamo 1 miliardo in più rispetto al 2011 e il doppio rispetto al 1974. Una crescita senza precedenti, considerando che solo 70 anni fa la Terra contava 2 miliardi e mezzo di abitanti, che rappresenta un'importante sfida in termini sia sociali che economici per il nostro pianeta. Sono i paesi più poveri, infatti, quelli a registrare i più alti tassi di nascite, con un boom demografico che tende così a concentrarsi nelle economie più fragili del mondo. Un aspetto questo che desta preoccupazione, in quanto potrebbe addirittura compromettere il raggiungimento dell'agenda verde dei Sustainable Development Goals. Le Nazioni Unite prevedono inoltre che entro il 2080 sarà raggiunto il picco di 10 miliardi di abitanti. Ma cambiamo argomento. Si è aperto oggi a Bali, in Indonesia, il G20. I leader dei paesi di mezzo mondo hanno condannato con forza il conflitto in Ucraina. La fase storica attuale non deve essere di guerra, si legge nella bozza del documento finale, nel quale viene inoltre ritenuto inammissibile il ricorso o la minaccia di ricorrere all'arma nucleare. Intanto la Russia continua a perseguire i suoi obiettivi nell'operazione militare in Ucraina, con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che a Bali ha bocciato le proposte di risoluzione del conflitto presentate all'assemblea da Zelensky, definendole irrealistiche. E mentre Emmanuel Macron e Xi Jinping hanno ribadito la necessità di una urgente de-escalation, sono tornate a suonare le sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, con attacchi missilistici segnalati in diverse regioni. Ma torniamo al G20 di Bali. Al tavolo del vertice internazionale solo 4 donne su 41 partecipanti, e di queste l'unica a ricoprire l'incarico di capo di governo era la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. L'impatto della guerra sull'economia globale è stato devastante, ha affermato la Premier, che nel pomeriggio ha avuto un faccia a faccia di un'ora con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà di cooperazione sulle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune. Il presidente del Consiglio ha quindi avuto un colloquio con il presidente turco Erdogan, in particolare sull'opportunità di cogliere le potenzialità della regione mediterranea e sulla necessità di lavorare insieme per contrastare la migrazione irregolare.
Sulla questione migranti è intervenuto oggi nuovamente il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricordando l'importanza di un'azione comune a livello europeo. E proprio per sostenere la collaborazione tra gli Stati membri, il Presidente della Repubblica ha avuto nei giorni scorsi un colloquio telefonico con Emmanuel Macron. Richiedono integrazione tutte le sfide più importanti che abbiamo di fronte, dal clima alle migrazioni indotte in buona parte dai mutamenti climatici che stanno desertificando ampi spazi di territorio mondiale, alla economia globalizzata in cui grandi soggetti operano totalmente indifferenti e svincolati da regole e interventi dei singoli stati, a problemi che riguardano ogni aspetto. Basta pensare a due grandi transizioni, quella appunto climatica, quella ecologica e quella digitale. Tutti impegni che nessuno Stato è in condizione da solo di affrontare, ma che richiedono una comune azione nell'ambito continentale. Questo è il nostro compito oggi. Apriamo ora un'ampia pagina dedicata al mondo dei trasporti e della logistica. La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità economica. La società di analisi Drewry ha stimato l'impatto dei sistemi di carbon tax sull'intera industria europea. Secondo le stime, per la decarbonizzazione del trasporto via mare di container nel 2024, i costi aggiuntivi per le aziende UE potrebbero raggiungere i 14 miliardi e mezzo di dollari. Inoltre, nelle scorse settimane, un allarme è stato lanciato anche da diverse compagnie armatoriali internazionali che, riferendosi ai sistemi di scambio di quote di emissioni dell'Unione Europea, hanno stimato un incremento da un minimo di 69 euro ad un massimo di 208 euro per l'invio di container sulla rotta fra l'Estremo Oriente e il Mediterraneo. In merito c'è inoltre una precisa posizione dell'International Chamber of Shipping, che nasce da un nuovo rapporto pubblicato dal Tyndall Center dell'Università di Manchester, secondo cui si rende necessaria una svolta nelle politiche nazionali sui combustibili a basse emissioni di carbonio. I nuovi carburanti verdi sono essenziali per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi, ha evidenziato la professoressa Alice Larkin, coautrice del rapporto, e il settore marittimo ha un ruolo fondamentale nel trasportarli. Lo studio ha rilevato come il mondo abbia bisogno di 50-150 milioni di tonnellate di idrogeno a basse emissioni entro il 2030, ma quanto pianificato fino ad oggi consentirà di produrne, sempre entro il 2030, solamente 24 milioni di tonnellate. Un divario enorme che non consente peraltro di garantire le certezze necessarie per poter giustificare gli investimenti in nuove infrastrutture. Le strategie nazionali sull'idrogeno devono includere un focus esplicito sul supporto delle infrastrutture di trasporto necessarie sia per le importazioni che per le esportazioni, ha dichiarato Guy Platten, segretario generale dell'International Chamber of Shipping. L'industria è pronta a rispondere, ma abbiamo urgentemente bisogno di segnali di mercato più forti e investimenti infrastrutturali per rendere tutto ciò una realtà. Restiamo in ambito marittimo. Attracco da record per il porto di Vasto. Nei giorni scorsi ha infatti attraccato presso lo scalo abruzzese la Eurocargo Salerno del gruppo Grimaldi, un'unità di 196 metri di lunghezza per caricare ben oltre 650 furgoni da destinare al mercato europeo. L'ormeggio dell'imbarcazione, che si attesta tra le più grandi mai entrate in porto, è stato reso possibile grazie all'abilità delle competenze professionali coinvolte nell'operazione.
Passiamo ora ai trasporti su gomma. Riesplode in Europa il problema della carenza di autisti. Un nuovo allarme arriva da una recente rilevazione dell'Unione Internazionale dei Trasporti su Strada, secondo cui senza interventi incisivi i posti vacanti potrebbero triplicare in soli 4 anni, superando quota 2 milioni nel 2026. L'IRU ha inoltre precisato che nei soli primi 9 mesi del 2022 la domanda di conducenti è aumentata del 40%. Ma a fronte di tale incremento, nei prossimi 4 anni il 30% degli autisti oggi in servizio andrà in pensione e il tasso di sostituzione dei giovani risulta da 4 a 7 volte inferiore a tale cifra. Dunque, sottolinea l'Unione Internazionale dei Trasporti su Strada, nel 2026 il 60% dei posti rischierà di rimanere scoperto. Il mondo dei trasporti e della logistica, con approfondimenti sulle dinamiche operative sostenibili del settore, è stato anche l'argomento pilota del talk di Alice Channel, che andrà in rete questa sera alle ore 21 su tutti i nostri canali web. Il programma ha visto la partecipazione negli studi di Roma di Alberto Portolano, componente del Dipartimento Energy Saving del gruppo Grimaldi, di Francesco D'Antuono, responsabile logistica di Uliveto e Rocchetta, di Francesco Taddei, manager di Carbon Sync e infine in videocollegamento di Sara Nicosia, general manager di DN Logistica. Vediamone una breve anticipazione. Sono 12 le navi della classe Ro-Ro impiegata nelle autostrade del mare. Con queste unità delle navi Eco siamo riusciti, basti pensare che questo riesce a ridurre le emissioni non solo per il nostro gruppo ma anche per tutti i nostri clienti. Basti pensare che per esempio sul versante Italia-Spagna per un camion trasportato sulle Eco le emissioni di CO2 si riducono di ben del meno 67% rispetto alla modalità tuttostrada. Compensare significa andare a bilanciare le emissioni residue, quindi un credito di carbonio equivale alla riduzione, allo stoccaggio, al fatto di aver evitato di mettere nell'atmosfera una tonnellata di CO2 equivalente. Grazie a questi crediti io posso appunto supportare dei progetti appunto che mi contribuiscono a ridurre la CO2 nell'atmosfera. Noi siamo stati i primi nel settore navale a produrre all'incirca più di 150.000 tonnellate di credito di carbonio, che sarebbero 150.000 tonnellate di CO2 sottratta all'ambiente grazie a progetti di efficienza energetica. Andiamo a ricercare sempre dei collaboratori, vedi DN, che sono performanti per questo aspetto. Tanto è vero che abbiamo messo in piedi un progetto dove trasferiamo la merce con navettaggio, con mezzi contrattori a gas naturale liquido, a GNL, per poi spostarci con nave o con treno e così alla destinazione, cercando di arrivare a fare una consegna, il tratto logistico, come lo chiamiamo noi, 100% a zero emissioni. Prudenti oggi le borse europee in ordine sparso sulla scia dei segnali di distensione arrivati dal G20 tra USA e Cina. E mentre lo spread è sceso oggi sotto la soglia dei 200 punti, non si ferma la risalita del prezzo del gas in Europa, in aumento di circa il 12% a oltre 127 euro a megawattora. A spingere i prezzi al rialzo le previsioni per un clima più freddo a partire dal prossimo fine settimana, le preoccupazioni per le ridotte forniture provenienti da Norvegia e Stati Uniti. E mentre crescono i prezzi anche di altre materie prime, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, cresce l'incertezza sui mercati petroliferi, sui quali pesa l'embargo dell'Unione Europea sulle esportazioni marittime di greggio e prodotti russi. E se la tempesta provocata dall'attuale scenario geopolitico, con i costi dell'energia moltiplicati, una potenziale recessione in arrivo e i tassi in rialzo quasi ovunque, rappresenta certo una sfida non facile da affrontare per le imprese italiane, secondo un rapporto di Standard & Poor's, il tessuto imprenditoriale del nostro paese si dimostra piuttosto resiliente dal punto di vista della stabilità finanziaria. I rincari energetici rappresentano un problema fondamentale
fondamentale e, se persistenti, potrebbero compromettere la competitività delle imprese italiane, si legge nel documento, che tuttavia dovrebbero essere in grado di resistere a una potenziale recessione nel 2023. I ricavi delle aziende italiane infine dovrebbero aumentare in media di circa il 5% nel 2023, quando invece, secondo Standard & Poor's, rallenterà la crescita degli investimenti programmati dalle imprese. Veniamo ora alla politica interna. Il governo Meloni è al lavoro sull'ossatura di quella che sarà la legge di bilancio 2023. Molti i dossier sul tavolo, tra i quali un intervento sulle pensioni con finestre per l'uscita anticipata ed incentivi per chi decide di continuare a lavorare. Finestre per l'uscita anticipata, per esempio a 62 o 63 anni con un congruo numero minimo di anni di contributi, ma anche incentivi per chi decide di restare con un aumento in busta paga che potrebbe essere anche delle 10%. E questo il doppio binario al quale starebbe lavorando il Tesoro sul fronte delle pensioni. Il tema è caldissimo e i tempi sono molto stretti, perché se il governo non trovasse una soluzione entro dicembre, quando scadranno quota 102, APE sociale e opzione donna, tornerebbe in vigore il regime previsto dalla legge Fornero, da sempre visto come fumo negli occhi da molta parte della maggioranza, Lega in primis. E se per le prime due misure si prevede una proroga, bisognerà trovare una soluzione per tutto il resto. Ma la questione pensionistica rappresenta anche un elefante nella fragile cristalleria delle finanze pubbliche, perché qualsiasi intervento costerà caro, abbastanza caro. Basti pensare che solo per l'adeguamento degli assegna l'inflazione da qui al 2025, appena decretato, serviranno 50 miliardi e gli spazi di manovra sono molto ristretti, viste tutte le altre emergenze da tamponare, in primis il caro energia. Intanto, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, PD, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo iniziano a riflettere sul tema delle alleanze. Ma vediamo i dettagli con i prossimi servizi. Anticipare i tempi del congresso del PD, un'ipotesi che non è stata esclusa anche da Enrico Letta. In attesa della formalizzazione di un nuovo calendario, i democratici sono intanto alle prese con il rebus delle alleanze in vista delle regionali. Per il centrosinistra la costruzione dell'alleanza è però ancora in alto mare. Dopo il no del movimento alla candidatura di Alessio D'Amato nel Lazio, la possibilità di riproposizione di un campo largo sembra essere in salita, mentre potrebbe prendere corpo un fronte che possa unire i Verdi e Sinistra Italiana al Movimento 5 Stelle. Sinistra Italiana attende le mosse dei prossimi giorni con un occhio alle prossime ore, quando si riunirà la direzione del PD del Lazio per decidere anche sulle primarie. In Lombardia ha riunito l'assemblea regionale, che si è conclusa con un appello al PD e al Movimento 5 Stelle ad un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini lombardi. Quanto al Movimento 5 Stelle, Conte già nei giorni scorsi ha annunciato di voler guardare per il Lazio al mondo dell'associazione e a quelle forze come Verdi e Sinistra Italiana che hanno promosso la Piazza Romana per la Pace. Smentito dai 5 Stelle un accordo con il PD sul nome di Massimo Brai, per la Lombardia invece la prospettiva potrebbe essere aperta ad un'eventuale intesa più larga, anche se Dario Violi, consigliere e coordinatore regionale pentastellato, ha già escluso la partecipazione del Movimento 5 Stelle ad eventuali primarie. Abbiamo mantenuto quello. Sul fronte Covid, il governo è al lavoro sui nuovi protocolli per allentare anche le ultime misure di contenimento contro il virus. Una quarantena più breve e l'eliminazione del tampone finale in uscita dal periodo di isolamento. Questa, in estrema sintesi, la linea strategica evocata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che punta su una maggiore responsabilità individuale. Non sacrificheremo la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute, ha dichiarato al G20 il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando nel suo discorso l'efficacia dei vaccini per il progressivo ritorno alla normalità. Stessa direzione, quella seguita dall'Istituto Spallanzani in merito allo studio sulle nuove regole che saranno tuttavia adottate in vista dei prossimi dati sull'andamento della pandemia nel nostro paese.
In chiusura del nostro telegiornale alcune notizie tecniche, dati più che positivi per il sistema portuale del mare Adriatico centrale. Nei primi 9 mesi dell'anno sono state movimentate complessivamente oltre 9 milioni di tonnellate del traffico merci, di cui più di 8 milioni solo nel porto di Ancona, che si mantiene stabile sui livelli dello scorso anno. In ripresa il traffico dei passeggeri sui traghetti, cresciuti di oltre 30 punti percentuali negli ultimi 2 anni. Continua a soffrire anche ad ottobre il mercato dei veicoli commerciali in Italia. Si tratta della nona flessione consecutiva, come evidenziato dal centro studi Unrae, con un crollo annuo delle immatricolazioni pari al 9,7%. Nei primi 10 mesi dell'anno, invece, il calo su base tendenziale è di oltre 12 punti percentuali, pari ad una perdita di circa 19.000 veicoli di peso totale a terra fino a 3 tonnellate e mezzo. Era questa l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi diamo appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buon proseguimento di serata.